raggiungere questo obiettivo bisogna andare passo dopo passo, che è l'hashtag con il quale vi chiedo di seguire, a cominciare da Bechis, che è un passo totalmente tecnologico, la nostra presentazione di oggi. Dunque, passo dopo passo, per tutta una volta, dopo i due sensi, dove eravamo, dove siamo. Sabato 15 ottobre il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha scelto di non presentare, insieme al suo Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan, la manovra economica per il 2017 nella solita sala stampa di Palazzo Chigi. Con un certo azzardo Renzi ha voluto farlo in una sala al primo piano del Palazzo, e la stessa in cui avvenne il celebre passaggio del campanellino nel febbraio 2014 con un Enrico Letta che schiumava rabbia da tutti i pori. In quella sala si sono svolti molti incontri con personalità internazionali e anche qualche conferenza stampa istituzionale. Non è grande e il suo nome originale è Sala delle Galere, per due bassorilievi secenteschi in stucco che raffiguravano le grosse barche a remi dell'epoca. Quando a Palazzo Chigi arrivò Silvio Berlusconi e fu informato del nome di quella sala, fece un salto indietro toccando ferro. Galere! E pensando ai magistrati che lì lo avrebbero voluto ospitare, decise di ribattezzare il luogo in Sala dei Galeoni. Alle pareti, uno è alle spalle del Presidente del Consiglio italiano, ci sono due grandi quadri, anche questi secenteschi. Si tratta di copie di affreschi del Cavalier d'Arpino e gli originali sono custoditi da Virginia Raggi in Campidoglio, nella Sala degli Orazi e Curiazi. Ma la specialità della sala, che un tempo apparteneva al Ministero delle Colonie italiano, è visibile subito sotto il soffitto, con una serie di busti femminili con espressioni curiose. Quasi tutte divertite, ironiche e perfino sarcastiche, perché chissà quante ne hanno sentite da ministri, dignitari e presidenti del Consiglio in tutti questi anni. Così si sono fatte altre belle risate, sentendo gli annunci shock dell'attuale Premier italiano. È una grande misura di sostegno del credito. Fatemi dire che oggi possiamo essere soddisfatti che il decreto legge sulle popolari ottiene la prima vera fusione che è stata approvata qualche ora fa. Certo, pensando che ci ha voluto 18 mesi, quanto 18? Sì, almeno. Ma è fondamentale che si abbia consapevolezza di questa straordinaria e poderosa iniezione di fiducia nel mercato delle imprese italiane. Questo passaggio sugli investimenti è molto importante. Sono due, prego, tre anni. Quello degli investimenti? Sì, la so. Ah no, scusate, io avete sbagliato voi, era tre anni, sì, perdonate, qui ci grazie Filippo, scusami, hai perfettamente ragione, non l'avevo vista. Qui c'è un errore nella slide, perché gli investimenti pubblici credo che sono in tre anni, com'è? 2, 4, 6. Quindi prima di venire a dire a noi che facciamo poco contro l'evasione, mettete in fila i risultati e dite chi è che ha fatto più di tutti contro l'evasione. Il valore complessivo della manovra eravamo 24,5 per capire se è aumentata alla luce anche del fondo sanitario. No, non è aumentata, è aumentata sì, ma di un miliardo. Sì, alla fine il totale è 26,5 anziché 24,5, quindi è aumentato di 2 miliardi. Sono 2 miliardi. 26,5.